Bella Wolfini e bentornati nel Wolf Hunter the Channel. Siamo tornati con un nuovo video, siamo tornati dopo tantissimo tempo, ragazzi. Ma che cosa dobbiamo andare a scoprire oggi? Dobbiamo andare anzi a trovare i TOTS Community. Quindi ragazzi, apriremo questi 10 pacchetti del pacchetto Mega più altri 5 pacchetti del pacchetto giocatori rari. Quindi ragazzi, speriamo bene. Io direi di iniziare con questi un pochino più piccoli. Andiamo subito ad aprire il primo. Attenzione. Che sempre ti dà sempre quell'ansietta, poi non trovi mai niente. In realtà il portiere del Sassuolo che è consigli, cioè, non si può trovare consigli. Consigli. Secondo pacchetto e ne mancano 9. Quindi speriamo bene, ragazzi. Voi dovete incrociare le dita e mettere un mi piace nel frattempo e noi non troviamo una mazza. Cos'è? Cos'è? Blind. Un pacchetto da... questo mi sembra che è 35.000 crediti. Quindi diciamo che anche il secondo pacchetto è stato veramente pessimo. Però a questo punto andrei a aprire uno da quest'altro lato. Da 50.000, raga. Dai, oh, almeno uno. Dateci un chiellini. Chiellini sarebbe da paura. Vediamo un po'. Spagnolo, CC, Valencia. Pareco. Pareco. 50.000 crediti per trovare Pareco, ragazzi. Viviano, abbiamo trovato Viviano però. Allora ritorniamo di qua. Altro pacchetto da 35.000. Sempre spagnolo, ATT del Chelsea, Morata, per forza. Ora, che poi lo troviamo sempre Morata, è da inizio anno che trovo Morata. Porca Valero. Niente, sempre, già si vede subito, sempre spagnolo, ragazzi, CC, va, Pareco un'altra volta. Che clamoroso, ma è proprio uno con l'altro. Dai, ma che roba è? Attenzione! Questo è positivo, lo vedi? Niente, già che esce fina così. Svizzero, terzino destro. Chi è? Lichtsteiner. E allora ancora, quinto pacchetto. Anzi, sesto questo, perché sono 5 rimasti, quindi rimarranno 4. Niente, neanche in questo pacchetto. Fanno apposta. Donnarumma, stracoscia. Dai, su. 4 pacchetti rimasti. Non guardiamo. Anzi, un po' sì, dai. Chi sarà? Uno tra Quintero o Caicedo? Uno dei due. Dai, Muriel. No. Raga, non vi consiglio questi pack comunque da 35.000 perlomeno. Cioè, non abbiamo trovato proprio niente. Tutti alla fine, quindi fino alla fine dobbiamo resistere. Niente. Che ti spini così. Ibor. Tra l'altro tutti spagnoli ti fanno trovare. No, dai, ma la smettete di farmi uscire sto coso così. Senza, cioè, si deve illuminare. Mounier, Perotti, Dembélé, lì qua, che è Ndombélé. E allora, ultimo di questi qui e poi apriamo gli ultimi 4 meravigliosi. Sperando, insomma, di trovare qualcosa di decente, perché questo è decente, ne sono certo. Si vede benissimo. Francese, CDC, del sì. Turan. 4 pacchetti rimasti, dai, oh. Questo qui veramente, no, questo non dobbiamo vedere. Cioè, non guardo proprio. Vediamo come accade. Non so quanto. Posso vedere. Tedesco, visto portiere del Bayer Leverkusen. Via, Mignolet. Ben Arfa. Ultimi tre. Giriamoci. Attenzione! Possiamo girare? Attenzione, ho vinto! Finalmente un giocatore TOTS Community! Guarda come balla! Ho vinto! Almeno uno doveva essere, cavolo! Ma sta che cazzo, ragazzi! 90 di velocità, 93 di dribbling, 92 di tiro, ma quanto costa?
Andiamo a vedere qui. Da 171.000 circa. Io direi di metterlo proprio subito in vendita, ragazzi. E allora, ultimi due. E là mi rigiro, raga, porta fortuna. Mi rigiro di qua. Non posso girare, che dire? Penso di sì. Isco! Vabbè, meglio di niente. E allora l'ultimo. L'ultimo giriamo proprio la sedia, dai. Apriamo così, giriamo totalmente la sedia. Posso girare? Lewandowski! Lewandowski! Guarda come entra! Oh! Ragazzi, non male, ragazzi, alla fine, Certo, non è andata benissimo, però insomma, Giovinco il suo 171.000 ne vale. Oh, Loban pure, chi è questo? Confronto, vai, questo lo venderanno a 10.000, tipo. Se lo vendono. Vabbè, lo mettiamo a 9.009 noi. Lewandowski, metti sul mercato. Va, circa 77.000, quindi lo mettiamo sui 77.000 pure noi. E via, anzi, 76.000 così se lo prendono subito. E gli altri ce li portiamo tutti dentro. E allora, signori, io direi che per oggi possiamo smettere, perché tanto gli altri pacchetti promo, se non abbiamo trovato niente su quelli un pochino più grandi, figuratevi su questi più piccoli, cioè sinceramente non ha senso. Quindi direi di tenermi un po' di FIFA Points per diciamo forse la Liga o la Serie A, insomma vediamo un attimino che cosa uscirà, quindi io attenderei questo. Voi lasciate un bel mi piace, scrivetemi qui sotto insomma che cosa ne pensate, se volete altri video con spacchettamenti insomma, e noi ci vediamo presto con un prossimo video.